come anticipato, io mi sposto in Africa perché ad aspettarci c'è il nostro carissimo amico Don Nazareno Galullo, che torna in collegamento Skype come ad ottobre. Ha fatto una promessa e l'ha mantenuta. Ciao Don Nazareno, ben trovato, buona domenica. Buona domenica a te, Anna Maria, a tutti gli amici di Padre Pio TV, ben ritrovati dopo un po' di tempo, è vero, primo ottobre, oggi 20 dicembre, esatto, un bel po' di giorni. Eh sì, però siamo cresciuti, dai, nella fede, sicuramente. Perfetto, noi ci siamo fatti una promessa la volta scorsa, ci risentiamo per Natale e così è stato. Certo, a vedere me qui in questa parte di studio risulta molto triste tutto, invece vedendo te che sei lì, porti la gioia già solo a guardarti insieme e in compagnia dei tuoi amici. Più che la gioia, noi portiamo il caldo, il sole. Il sole. Il calore umano, soprattutto. Quello sicuramente, ma non ti nascondo che c'è anche un calore che è quello del sole, per cui comunque qualche volta dici, oh, ma un pochino di fresco, quando arriva? È vero che tira un vento che si chiama Harmattan, in francese Harmattan, che rinfresca un pochino l'aria, perché viene dal deserto, nel deserto la notte, tu sai, la temperatura scende tanto, e arriva qui a rinfrescare un po' le nostre notti. Quindi abbiamo l'aria condizionata naturale di notte e di giorno questo caldo che è secco. L'unica cosa, Anna Maria, lo dico per gli amici del nostro bellissimo Gargano, purtroppo qui manca il mare. Vabbè, non si può avere tutto. Diciamo che è uno degli aspetti positivi in Africa, il clima, che a dicembre è estivo praticamente. Quindi il nostro Natale, che di solito raffiguriamo con le montagne, anche il nostro presepe con le montagne innevate, lì proprio non esiste. Insomma, qui il presepe, sì, si chiama crèche en français. Come on dit la crèche en Wama? Non è la crèche? Come on dit? Fibu. Mi ha detto mio amico Lucien, che è qui accanto a me, un catechista della parrocchia di Kochaku, che si chiama Fibu. Est-ce que vous faites la crèche? Ah, loro lo fanno il presepe, guarda, aspetta che ci spostiamo un po'. Ecco. Fanno il presepe con la paglia. E mettono il bambino Gesù dentro. Beh, on fait pas avec la neige. No, non con la neve, sicuramente non con la neve. No, ha detto perché qui non ce n'è neve. Eh sì, giustamente, era ovvio. Allora, quindi esiste anche lì una bella tradizione, però sicuramente, Don Nazareno, non so se mi senti o ci siamo persi nel Benissimo. Collegamento. Bene, perfetto. Un po' di tradizioni del posto, perché ovviamente non sono tutti cristiani lì, anzi la maggior parte non lo è. Quindi che tradizioni hanno, per esempio, cosa mangiano, come vivono poi quelle giornate in particolare? Bon, on peut demander même on a des amis, sì. Ci sono anche degli amici qua. Li vedo. Il de tradition particulière pour la Noël ici chez vous. Il a che tradition particulière. Tu es chrétien? È chrétien cattolico? Cattolico. Oh, è cattolico. Bene. Che tradizione non hai sia la Noël? Non puoi dire a nostri amici italiani che vanno qua, i nostri amici italiani che ti guardano adesso in questo momento. Lui della Noël, on essaie de mettre quelque chose avec les herbes, comme tata somba, en façon... Ah, ho capito, addobbano le case anche con delle erbe particolari. Ah, e poi vabbè, mettono l'immagine di Gesù e della Madonna, mettono anche delle candeline, sì, dei fiori intorno, insomma, addobbano. On adore. Ed è un modo per pregare. On invite les enfants, si invitano i bambini, per mostrare come si manifesta la nascita di Gesù. Come è nato a Betlemme, quindi insomma è una forma di catechesi, c'è come un catechese vivant, una catechesi vivente. Ah, dunque, loro anticamente avevano dei sacrifici, che erano sacrifici di animali, che si mettevano, dei sacrifici siete pure sansetto. Oh, adesso gli animali li mettono vicino alla capanna, quindi il vero sacrificio è Gesù, no, se lui che è venuto per se sacrificare, è venuto a mondare
Quindi in qualche modo hanno rivoluzionato la loro tradizione, l'hanno cristianizzata. Don Nazareno, concretamente anche insomma a tavola, si sa, no? Il Natale riunisce tutte le famiglie, okay. Anche in questo periodo un po' complicato comunque si tende a stare insieme. Lì per esempio si ritrovano il giorno di Natale o durante la notte, qual è il piatto tipico di Lucien, Natale? Lucien, puntuale la questione che è la festa. Lucien. È la fame question che se vermo italiano, tu sai che gli italiani usiamo un bosco mangiare, noi italiani amiamo molto la cucina. E il ti domande. Fatti vedere Don Nazareno. Sì, fatti vedere. Io mi vedo. Ecco. Avvicinati a Lucien. Scusate, siamo, okay. Nella, siamo alla tecnica un po' dell'Antico Testamento, ma non fa niente. Allora, y a-t-il quelque chose à manger particulier pour la Noël ici en Afrique? Pour Noël, nous on ne mange que comme la, toutes les fêtes. Ah, si mangia come tutte le feste dell'anno. Ah. Le riz, riso, la viande, carne. On n'a pas une autre chose particulière. Non c'è un'altra cosa particolare. È l'occasione per mangiare della carne che non viene mangiata. Se è l'occasione, può mangiare della viande. Oui. E du riz aussi. E anche del riso. Perché sono più cari. E le famiglie che sono aise possono acheter des boissons. E poi c'è la produzione di una bevanda. Una sorta di birra che viene prodotta con il miglio e viene prodotta proprio per la festa. Senti un po', al posto del panettone o del pandoro, Don Nazareno, fatti vedere un altro po', cosa c'è? Dai. Lucien, tu hai te in italiano qua. Tu sai che in Italia on mange beaucoup gâteau. Oui. Y a-t-il quelque gâteau ici en Afrique? Oui, il y a des gâteaux. No, le gâteau della Noël, ne ha pas. No, un Noël no. No, ho risposto già io. Date Babbo Noel? No, per la Noel. Il gatto per la Noel. Sì. Beh, comunque mangiano dei dolci, ma non c'è un dolce tipico. Qui. Ecco l'amico qui che ho trovato adesso al mercato domenicale, tra l'altro, e ci dice che si mangiano i dolci che si fanno sempre. Che qualità del gatto vous preparate normalmente? Il gatto che non preparo è a base di, come ha detto, farina. De bleu. Et à part ça, il y a le. On mélange tout et on met un peu de sucre. Après, c'est sucre et on met encore, comment dit-on? Il a une couleur, bon, je ne me rappelle pas bien. Il a quelque chose. Beh, comunque, praticamente fanno un dolce a base di farina e uova e mischiano questo insieme e friggono nell'olio. Le gâteaux pour Noël, il n'y a pas mais dedans. E non c'è il mais dentro il. Dolce del Natale, sta dicendo appunto riso, couscous, macca, patate, carote, tutte cose che costano un pochino di più. Avec les jus qui vont prendre et après on les habille, ils sortent, ils font la promenade. Ah, ok. Poi il Natale è l'occasione per andare a visitare gli altri, quindi si passeggia. Però è molto diverso da noi, io ve lo posso dire questo, è molto differente. Ma, ok, Don Nazareno, allora cioè, punta... È una festa soprattutto comunitaria, che si vive nelle comunità cristiane. Eh sì, questa è la caratteristica. Quindi... Don Nazareno, intanto tu inquadrati, perché sennò non ti vediamo per niente, ok? Io ti faccio altre due domande, perché il nostro tempo a disposizione purtroppo sta terminando. Tu come lo vivrai in Africa il Natale? Tu in particolare, visto che sei inserito lì da un po' di tempo. Merci, je remercie les amis. Bon, si vuole venire, on va passer par là. Allora, il Natale della mia, stavo dicendo della mia parrocchia, ma della parrocchia di Kochakou, che è appunto nella zona del Benin, del nord, della Takora, è vissuto a due livelli. È una parrocchia grande, estesa a 40 km quadrati, nel raggio di 40 km, insomma. Per cui abbiamo diviso la parrocchia in due e abbiamo riunito un po' di villaggi da una parte e un po' di villaggi dall'altra. Ogni persona è chiamata a mettere una piccola quota di partecipazione per la festa. Questa quota di partecipazione va a finire in un grande acquisto di riso, si comprerà un bue che verrà macellato il giorno prima, qui non si frolla la carne, vabbè, così. E quindi poi il giorno di Natale, il giorno 25, tutti insieme si mangia lì, nei due centri, in queste due realtà che abbiamo diviso. Quindi, ma tutti i cristiani sono chiamati a venire dal 24 sera, per cui si muovono dagli altri villaggi
si riuniscono in questi due villaggi, dormono dove possono. Qui la gente è molto semplice, non ha grandi richieste quando deve dormire o deve spostarsi, portano con sé un telo e dormono, insomma. E poi ecco la mattina, l'altra messa, e quindi la festa è la festa del 25. Ma è una festa semplice, presentano danze, balli e poi tutti a casa, perché bisogna camminare lontano. C'è anche dei canti, che sono canti tradizionali, magari adattati col testo cristiano. Senti, sempre in lingua però, non, niente in francese. Senti in un po', il Don Nazareno, il Natale è anche la festa dei doni, no? Per i più piccoli, ma per loro che cosa possiamo fare? E così ci salutiamo. Un dono che potremmo fare noi da qui, da lontano. Ah beh, guarda, la festa dei doni è vero, il dono più grande è Gesù. Sarebbero anche che qui qualche volta ti chiedono, dice padre, noi manca questo. Quello che manca non è tanto il cibo, perché appunto la gente riesce a mettere da parte pian pianino. Quello che manca è la possibilità, per esempio, di avere dei libri, di poter studiare. Questo, da quello che ho capito io, la necessità più grande per i giovani. L'abbiamo detto anche l'altra volta. Esatto, per esempio stamattina dei ragazzi universitari mi hanno detto, padre, ci hanno chiesto di comprare dei libri, ma non sappiamo come fare. E dobbiamo comprarli prima di tornare in vacanza. Ho detto, però voi ditelo all'insegnante di dirvelo prima. Purtroppo è così, funziona così. Cioè, la scuola non è aperta, non è accogliente, nel senso che sa attendere i tempi giusti, eccetera. Ti chiedono, devi comprarti sto libro, ma non hanno i soldi per farlo. E non parliamo di grandi, grandi cifre. Un libro costa 7-8 euro, per dire, sono cifre per me accettabili. Quindi noi, per esempio, volentieri facciamo l'opera di adozione e sostegno a distanza degli studenti. Questa è un'opera che si può fare tranquillamente. Eh sì, noi l'abbiamo detto anche l'altra volta, quindi tutte le informazioni si possono recuperare sulla missione del Benin. Va bene, sì. Che tu curi. Scusa, sono regali importanti. Importanti, è vero. A parte il sorriso che tutte le volte che ci colleghiamo ci regalano i tuoi amici che comunque ti seguono. Vengono. Beh, io ve li faccio vedere meglio. Ecco qua. Ecco, come qua ti appella? Mares? Michel. Siete nati in barca. Che carini che sono. Dai un abbraccio da parte nostra a loro. C'è Lucien, che è il nostro catechista amico di Cotiacù, e lui è stato in Italia una volta con uno dei missionari. Grande. Ha visitato la nostra terra e anche il Gargano Padre Pio, vero? Ti ha visitato la terra del Padre Pio? Dice oui. E la visite. Bon. Caspita, allora. grande Lucien, grazie ancora. Io ti auguro e auguro a tutti quelli che sono con te, ma anche che raggiungerà, insomma, buon Natale di cuore da parte nostra. E ci rivediamo, grazie. Speriamo presto a questo punto. Tanto ormai ci piace l'Africa, vogliamo venire più spesso. Magari la prossima volta, anziché al mercato, andiamo in una foresta. Sì, oppure andiamo in una scuola, che non è poco. Bello, la scuola bellissimo. È un ambiente di evangelizzazione. Qui avete visto purtroppo, anzi, meglio, non ha fatto grandi danni, infatti siamo in libertà. Infatti, è motivo vero. Per cui non andiamo in mascherina, lo diciamo, perché il Covid qui non ha attecchito, e sarà per il caldo, e ringraziamo il Signore. Benedetta quella terra. Grazie Don Nazareno, il Signore benedica anche te che sei lì in missione. Un saluto e un abbraccio, buon Natale di cuore. Ciao, alla prossima. A voi, grazie. Buon Natale. Ciao Anna Maria e ciao a tutti gli amici di Padre Pio.